E lascio la parola a Rosa che ci illustra un po' la sua tecnica, il suo lavoro e il suo modo di dipingere particolare. In poche parole, cioè, vengo da una pittura tradizionale, fatta col pennelli, colori a olio, e questo è andato avanti fino al 2007, poi ho conosciuto Argentina, che mi ha invitato a dipingere nella casa sua, e ho scoperto la pittura con le dita, con le mani, con gli acrilici. Mi è piaciuta moltissimo, la trovo molto emozionale, questo passaggio diretto dal colore alla tela senza il pennello. Cioè, dà modo anche di far spaziare di più la fantasia. Insomma, questi sono i risultati, sicuramente si può fare anche di più, di meglio. Il colore si può usare in modo materico, molto liquido, è veramente un modo di dipingere ancora più creativo se possibile. Anzi, vi invito, siccome Argentina fa lezioni anche private, se volete. Su YouTube, cioè, ci sono. Sì, potete vedere anche le lezioni su YouTube. Su YouTube di Argentina, e potete anche andare a lezione se qualcuno vuole approfittare. Posso spiegare? Sì, sì. Allora, scusate, dunque, io scrivevo, ho detto, siccome sono sconosciuta, se non faccio qualcosa di visivo, nessuno leggerà. Allora, mi sono forzata a dipingere, la pittura è la cosa che più si vede. Ho detto, facciamo le mostre a Camogli. Mancavano 10 giorni e non avevo fatto nulla. Andavo a zappare la terra. Preferivo. Argentina, devi fare la mostra. Il cast artistico che oggi presenterà questa performance particolare, che si chiama Art Fusion, e che è stata portata a Genova la prima volta da Mauri Lasallo, che è anche il titolare di questo circolo, di questo studio artistico, che è stato fondato da noi circa 15 anni fa, nato come compagnia teatrale, adesso è diventato anche studio artistico, studio di tatuaggi, spazio mostre, eventi, eccetera. Noi qui ci occupiamo di arte a tutto tondo, quindi da spettacoli teatrali a laboratori. Ultimamente abbiamo introdotto anche i corsi per i bambini, tenuti sempre da Mauri e da Isabella, che è l'altra fondatrice del circolo. E questa Alfusa, dicevamo, è stata portata a Genova qualche anno fa da un tatuatore, perché comunque era nata nel nord Europa negli anni 80 come esperimento proposto da un tatuatore al Tattoo the Art Festival, che era un festival internazionale di tatuatori. Questo tatuatore cosa pensò? Voglio coinvolgere alcuni miei amici tatuatori in una performance dove interveniamo su un quadro tutti assieme, e quindi rinunciando un pochino ognuno di loro al fatto di avere una opera esclusivamente fatta da lui solo, per un risultato comune, quindi un lavoro di condivisione, di creatività estemporanea, perché viene fatto in tempo reale davanti al pubblico, e quindi anche col tema spesso e volentieri deciso dal pubblico, quindi tutto assolutamente improvvisato. E si è rivelato una cosa molto piacevole, sia come intrattenimento per il pubblico, che vede nascere dal niente una tela a 4 mani o 5, anche in 8 è stato fatto, e sia per gli artisti che si liberano un pochino a volte da certi schemi, perché a volte il lavoro dell'artista può essere molto solitario. Invece questa è un'occasione per creare qualcosa così insieme. Il risultato non è necessariamente astratto, ci sono stati anche dei risultati con del figurativo, però è sempre una sorpresa comunque, perché il tema è deciso adesso. Noi siamo intervenuti in diverse occasioni a livello cittadino con la Fusion Performance, quali la Notte Bianca, e poi cosa abbiamo fatto, la campagna per il nastro rosa, per il tumore al seno, per un canile, per raccogliere fondi per un canile, in Bostur, Halloween, San Giovanni Battista, insomma. È sempre una bella esibizione che coinvolge, incuriosisce, ecco.
Io adesso vi presento gli artisti che conoscete già, però bene. E poi ci siamo persi. Abbiamo oggi un'improvvisazione nell'improvvisazione, perché dovevano essere loro tre più altre due ragazze che non, per motivi vari non si sono presentate, mentre invece la signora argentina Ucese, che è venuta per la mostra di Rosa, si è offerta gentilmente di completare il cast, e quindi... Caso, eh!